quindi ricostruire la storia delle proprietà, la storia dei passaggi di proprietà, per ricostruire i termini a quo e ad quem di presenza di una villa, di una casa, di una barchetta, di una chiesa. Noi non abbiamo dedicato spazio particolare alle chiese, ma quando si trattava di oratori di case padronali, e spesso ce n'erano, anzi spesso è intorno all'oratorio, alla casa padronale, che si sviluppa il villaggio, la villa, e quindi la villa è stato il villaggio, e quindi nascono paesi come Contarina, che prende nomi dei contadini. Molto spesso i nomi prendono nomi dei grandi proprietari patrizi, Catepolo, De Tiepolo, Cacappello, resta talmente importante l'insediamento greco anche dal nome alla località, che si sviluppa attorno, e si sviluppa intorno alla casa e alla chiesa. La chiesa in origine è un oratorio, magari domestico della casa, dopo viene aperto al pubblico e diventa la chiesa parrocchiale. Questo succede in moltissimi di questi comuni. Scusate, voi avete giustamente, perché anche io ho delle mappe, i primi sono sempre stati i Malipiero e i primi, nelle mappe. I Malipiero sono tra i primi assoluti. Esatto. Come sono spariti e non c'è più traccia, vero, di loro? Nel senso che non rimane neanche... Con intrecci familiari, grazie agli intrecci familiari, i matrimoni, eccetera, le comunità passano ad altri, i Priuli, il... Li passano a chi? Perché io di questo non... E lì bisogna vedere zona per zona, area per area. No, qui siamo... mi riferivo proprio a Priuli e Malipiero, perché io loro non sono mai riuscita a capire dove fossero finiti. Però... Allora, il Malipiero li troviamo attraverso la zona in taglio di Po, e poi spostandoci verso il basso, lungo la linea del taglio proprio, c'è la proprietà Malipiero. A destra c'è Catamarina, a nord... Cao da Marina, che noi troviamo Ca da Marina, perché è la stessa cosa, il brand che è legata alla proprietà. E poi ci sono i Priuli, ci sono i Germani, ci sono i Silvestri, ma lì dove vedevate prima scritto Silvestre, dopo diventerà la Grimania. I Grimani erano patrizi veneziani che possedevano di più nel Polesine. Da prima di Rovigo fino a... Assolutamente, da Rovigo fino a tutto il Delta, erano tre grandi proprietari, Pettorazza, ma c'è tutta una linea continua di proprietà dei Grimani, ma non solo, li troviamo a Pontecchia, a Polesella, li troviamo lo stesso ramo dei Grimani che troviamo nella Silvestre, quindi a Loreo, e il ramo della villa Grimani Loretani di Fratta. Si sono insediati nel territorio creando degli status simbolo con le loro case, con le loro ville padronali. Quelle del Delta non sono ricche forse come altre dell'interno, però alcune sono pregevolissime. E comunque hanno un'architettura, su questo sta indagando anche Giulia con le sue della Luz, un'architettura che si può definire un po' tipica del Delta. Non è la classica casa veneziana padronale o il palazzo come può essere il palazzo Grimani con le Danna Fratta o altre delle proprietà di Canda, o le proprietà di Gradenigo o quelle dei Badoero o altro. Sono case un po' più semplici, più povere, perché no, funzionali all'uso padronale, quindi alla gestione del territorio dal punto di vista agricolo. Intorno alle case nasceva l'oratorio, certamente vicino alla casa, quasi sempre, ma nascevano anche le case dei fattori, le case dei contadini. La maggior parte erano casoni di paglia, erano casoni da pesca, casoni da caccia, quelli però erano riservati ai proprietari, che avevano la caccia. In certi casi le case insediano su precedenti casoni da caccia e da casoni dei nobili, perché le riserve di caccia erano dei ricchi, non andavano a caccia ai poveri, andavano a caccia ai ricchi. Anche adesso. E ecco, detto questo, noi abbiamo pensato che fondamentale fosse per sviluppare la storia del sito, degli insediamenti nel Delta, la ricerca della cartografia. Abbiamo avuto la fortuna di trovare tantissima cartografia, proprio perché il Delta è stato oggetto di combattimenti, di lotte, di attriti tra potenze diverse. La cartografia prodotta per motivi politici, strategici, militari e anche economici è tantissima. Se noi andiamo a guardare, io abito nella Bassa Padovana e con Giulia stiamo cercando materiale sulla Bassa Padovana per un altro sito in costruzione, troviamo pochissimi confronti. Anche perché questa era veneziana, il Delta da subito appena si è formato, e Venezia era padrona del mondo, non a caso molte cartografie sono fatte dagli olandesi, che erano gli olandesi. Esatto. Quindi c'è un motivo anche sempre per, diciamo, colpa, ovvero merito di Venezia, per cui il Delta è stato così mappato.
ma appunto perché era una zona a cuscinetto, importantissima e strategica. E ha parlato degli olandesi. Una delle mappe più meno note ma più belle che abbiamo è quella del Salone della Cartografia al Vaticano. E io sto cercando di avere una ricostruzione di alta definizione del Polesine e della Bassa Rodovana in quel periodo, perché c'è questo salone affrescato con ogni provincia dell'Italia. Dalla parte sinistra tutto il Tirreno, dalla parte destra tutto l'Adriatico del salone, lungo i lati. E gli autori di questi affreschi bellissimi sono italiani, ma sono anche olandesi, sono fiamminghi. Soltanto che questo si nota subito quando sono stranieri, perché alterano i nomi in una maniera straordinaria. E quindi il nome cambia totalmente, e se uno non conosce le radici non capisce che cos'è. Però la rappresentazione è meravigliosa, è una mappa meravigliosa. Questa è una delle mappe più belle, purtroppo piuttosto rovinata, una delle mappe più belle del Fabri del 1592. Vedete che c'è ancora la sacca di Goro non interrata, perché ancora il taglio di Po è proposto ma non realizzato. Un'altra mappa bellissima, ecco, noi queste mappe le abbiamo usate per individuare le aree, per individuare le canalizzazioni e i vari rami del Po, che sono cambiati molto nel tempo, e anche col taglio di Portomino, ma anche quelle successive per individuare le case, perché abbiamo delle cartografie straordinarie che ci illustrano quasi come fosse una fotografia la presenza di un edificio. Non in queste, ma queste sono le più antiche, quelle del 500. Questa è una bella mappa a colori del 1612, dove c'è il taglio rappresentato. Aspetto che le state fotografando. Ho visto che sul sito le avete mappate, ma non avete messo dove le avete trovate. Sì, e allora, sotto il disegno, sotto la mappa, c'è scritto dov'è. E poi in fondo al sito abbiamo messo tutta la bibliografia e le fonti, carta per carta. Quindi prima la bibliografia e poi le fonti manoscritte. Archivio di Stato di Venezia, archivio di Stato di Ferrara, archivio di Stato di Rovigo, con cui abbiamo stretto un patto, un accordo, e ci hanno permesso, pure in tempi di Covid, di lavorare lo stesso. E soprattutto ci hanno permesso di fare un lavoro importantissimo, fondamentale, che per tutta la comunità è prezioso, la riproduzione di alcuni catastici, cioè uno grafico meraviglioso del 1761, che adesso vi mostro velocemente, e uno invece solo trascrizione di beni e dei proprietari, che è del 1740. Sono quelli del Dogado. Il catastico del Dogado, quindi del territorio di Loreo, che a quel tempo ancora era molto molto esteso, e del 1740, e quello grafico invece che vi mostrerò del 1761 del Fossati e di un altro collega cartografo, straordinario, adesso ve li mostro. E ecco, in fondo al sito trovate tutte le indicazioni. Questa è un'altra carta molto bella, ma questa è a stampa del 1620. Questa è del 1638, il Mercatore. Adesso chiudo queste immagini e vi mostro invece quello del catastico del Fossati. 5 minuti per passare la parola alla Giulia. Inizia da là. Questo è un fondo dell'Archivio di Stato di Venezia, dove c'è stato possibile riprodurre tutto il catastico e il registro, che è straordinario. In fondo è Milizia da Mar, Archivio di Stato di Venezia, un catastico. Questo è il territorio di Loreo. Qui è la parte descrittiva, ma io volevo andare alle immagini. Il catastico di Loreo prende tutto il territorio di Loreo, di Rosolina, e in parte Mazzorro, che è la zona di sinistra di Taglio di Po. Ma siamo già nel 1761, quindi l'Italia era venuto da 150 anni prima. Ecco, questa è la prima pagina, è già bellissima di per sé e spiega che cos'è. È il catastico, quindi i beni, tutti i beni scritti nel catastico sono i beni del territorio di Loreo, il Dogado,
che era il territorio, quello da cui parte la proprietà veneziana dell'entroterra, parte dal Dogado, dopo si estende ad Adria, ma Adria non era nel Dogado, e si estende poi al resto. Quando Venezia comincia a avere interesse per la terraferma, parte dal Dogado, che in immediato entroterra loro. Ecco, e qui ci sono queste mappe straordinarie per ampliare, no? Sì, sì, sì. Ecco. Le abbiamo potute riprodurre a scala in ad altissima definizione, quindi si vedono i minimi dettagli, come vedete. Vedete, le case vengono riprodotte, gli immobili, in modo simbolico, spesso però anche fedele, e innalzato. E innalzato, addirittura vengono create le ombre. Guardate questa, per esempio. Vedete che c'è una torre, c'è un campanile, sì, una presentazione incredibile, innalzato. Erano dei periti straordinari, riuscivano a rendere, usando sia l'alzato che la pianta, in modo forse non scientifico, ma realistico, in modo incredibilmente pittorico, la realtà della città. Questo anche la prospettiva è incredibile. È incredibile, è incredibile. Senta, ma Lorena era detta la Grimana o la Grimana era la proprietà che cominciava dopo? La Grimana era sotto, okay, al sotto era... Lorena, vedete? Sì. Mentre sopra c'era quella di Priuli, c'era la Vallona, la Valle Grande. Ecco, così questo è tutto il catastrofe di Oreo, abbiamo riprodotto tutto, ci ha permesso di studiare non solo l'Oreo ma anche Rosoline e le proprietà di Rosoline. Mentre un altro documento straordinario che ci è servito molto per studiare l'Oreo e Rosoline in particolare è il catastrofe del 1740, che non è grafico, cioè non ha rappresentazioni grafiche, pitture, carte, eccetera, ma è una descrizione, ho aperto i nuovi inizio da Marco. È un catastrofe del 1740 del Dogado, dove ci sono tutti i nomi dei proprietari con un estimo, come un catastro. Un catastro. Un catastro del tempo. Vedete, il catastro del territorio di Adria e di Sua Eccellenza Battista Loredan, cioè e fuochi forestieri. E qui, zona per zona, quello che manca in questi catastrofi è la descrizione grafica, non c'è. Ma quello che manca poi è anche una visione di insieme della cosa, però scorrendo tutti i nomi uno si rende conto chi erano quelli che abitavano queste case, le proprietà, i fittavoli, i contadini, che dice paga la decima, paga il tributo, paga il livello A, ma anche i nomi dei proprietari veri e propri, i grandi patrizi veneziani, ma anche i proprietari chioggiotti, come quelli di Doreo, per esempio, del... ecco, vedete come funzionava, mettevo alla sinistra il nome dunque territorio di Adria, villa della Baricetta. Baricetta, poi c'è il nome del fittavolo, mi pare, di chi lo gestiva, il possessore, e quindi Angelo Duocco giurò pagare l'affitto a chi? A questo, a Ignazio Lupati Machiavelli, nobili lodicini, ma avevano beni anche ad Adria, Lupati Machiavelli, e tu li stai trovando, immagino. Scusate, c'è scritto Villa Stella, vero? Stella. Baricetta. Sì, c'è scritto Villa Stella. No, è Villa della Baricella. No, Stella e Baricetta. Scusi, perché c'è un insediamento molto importante con due fienili che ancora si vedono, una Torre Colombara, molto bella, sono lungo il Canal Grande e quindi è, secondo me quella è Stella. Sì. Ecco, Giulia può rispondere perché sta sviluppando nelle proprietà delle famiglie veneziane, si parla di Stella come una località vera e propria. Quindi... Sì, ma c'è ancora l'insediamento dei due fienili, si vedono con la Torre Colombara. Si vede poi una casa che sembra quella del Gastaldo, non la villa vera e propria, però è in località Stella e c'è un cartello turistico come una... praticamente è indicata come una delle visite dei posti eminenti lungo il Canal Bianco, la parte però verso lo Ligo quindi quella è ecco naturalmente Stella. Un documento stellato ci aiuta moltissimo a capire come adesso è l'arma Pezzoli, sono nato io sì. Stella sì. Se uno volesse si mettesse sulla carta
a mettere i conti dei proprietari, tutta la proprietà del territorio e anche chi la gestiva. Vedete? Poi c'è bisogna interpretare la scrittura. E a destra, la terza colonna, quarta colonna, c'è il tipo di proprietà. Casetta, per esempio di canna, a quel tempo erano i casoni di canna, le case di canna erano tantissime, d'altra parte. Poi casa di canna sotto, casetta di canna con poco corpo, casa con poca corte di polena. Dunque, prativo, e ara- no, non è arativo. Cosa leggi tu? Sì, no, il numero di campi, quello sotto arativo, prativo, valivo, la prima parte. E campi 2 prativi, questi campi 2 arativi, prativi vignali, APV. Quando trovate la figlia APV, cioè devo avere uno non capisce cos'è. E arativi, prativi, vignati. Vignati, quindi coltivati, prato e poi, poi c'è valivi ma c'è anche vignati. Esatto. Casetta con poco orto, casa di mura, ecco questo, e poi a destra trovate che cosa producono, quanto rendono. Quindi per esempio qui formento sacchi numero 2, vino in, in graspa, numero 2, mastelli, sì. E via così. Ecco, questo ci permette di avere veramente la fotografia del territorio. Non c'è la parte grafica. Ma se noi poi lo rapportiamo a quello che abbiamo visto prima del 1731, si riesce a ricostruire. Scusi, questo... dottore, non ci sono superfici. Quelle sigle là sulla destra, cosa significano? Ecco, andando verso la fine. E a destra quelle sono, sigle dite, non sono numeri, caponi numero 1, paro 1, non più 1, paro 1 perché andavano in coppie, erano i tributi che venivano versati, cioè il pagamento che veniva fatto dal chi gestiva la proprietà, il tavolo o il contadino, il boaro, magari dava un capo di bestiame o altro. E qui c'è pollami 3, pari 3, ovi numero 25. In un anno? E suppongo di sì, in un anno. Per capire la povertà. Quella frittata non è niente di nuovo. Pollami, legumi. È il catastro. Passive, per esempio, legumi, eccetera. Ecco, è un documento straordinario. Li avessimo per tutti i periodi. Per esempio, ci sono anche gli estimi veneti. Se uno va in Accademia di Concordi, li trova gli estimi, trova le decisioni. Ma la parte grafica degli estimi veneti, che non riguardano però questo territorio, riguardano il Polesine di Rovigo, quindi intorno a Rovigo, e la parte grafica è la prima del 700, i primi 700. Poi abbiamo una serie del 1765, la più nota di tutte, dove veramente abbiamo, come nel catastico del Dogado del 1761, la descrizione analitica delle varie proprietà. Per i Polesini siamo fortunati, per Padovano siamo più sfortunati. Ecco, e poi ecco, poi basta, passo la parola alla nostra Giulia. Vi volevo mostrare un altro grande perito, come rende la proprietà, come rende il disegno e la fotografia del bene. Giacomelli è un perito ferrarese che lavora quindi per Ferrara e che lavora quando si tratta di descrivere il terreno, il territorio, l'area, gli abitati, eccetera, in occasione di guerre. Perché anche nel Settecento si ripropongono in più occasioni guerre tra i pontefici e i veneziani. Non se ne parla mai perché sono scaramucce in confronto. Benvenuti a Sandra Benedetti, che era presidente della nostra associazione del centro. Buonasera. Ecco, vedete, questa è una mappa del Giacomelli che mostra nel cartiglio, descrive esattamente tutto quello che vuole. Divenne dimostrante della linea concordata per il confine tra lo Stato Veneto e Pontificio. Questa è la linea di confine tra Veneto e Pontifici nel 1745. Ma un'altra mappa ancora più bella. Questa qui invece è del 1800, mostra
La linea dei pilastri, che qualcuno di voi la conosce certamente, che è quella che fu posta nel 1750-51 a confine tra i pontifici e i veneti, 50 pilastri che dovevano, erano 50 zone, vero? 650. Di limitare tutta la fascia di confine. E uno su due ne rimangono, due mi pare. Dalla parte del pilastro della peritata di Ioni San Marco, dall'altro tema pontificio. E questi sono i casoni che insistevano in queste zone che vengono battute. E questa è un'altra mappa dei Giacomelli straordinaria, guardate la descrizione delle proprietà. Qui c'è Portovino. Non ho portato quelle più belle. Bottriglie, Corbola Ferralegna, Corbola Veneziana, l'Angelo della Rosantina, la chiavica di Santa Margherita. Questi periti erano incredibili perché senza la tecnologia di oggi. A Mesola si vede tutta la fortificazione del castello. Eccola qua, il castello della Mesola, lo circuito. La Torre di Oro. La Torre di Oro. Che è quella che adesso chiamiamo Torre dell'Abate, credo. La Santa Giustina, dopo. Esatto, sì. Quella lì. Se va un po' più, diciamo, alla mia destra, ovvero... Ecco, le due fortificazioni, veneziana e ferrarese, costruite nel 700, siamo intorno al 1732-34, e contrapposte veneziana e ferrarese. Di tipologia diversa, una fa a forma di stella, sì. Quella veneziana, e quella ferrarese invece oblunga. Erano a un tiro di schioppo una dall'altra spesso queste fortificazioni. Ecco lì si vede Nobile Vendramini e noi abbiamo ancora Cavendramine dove c'è il museo, esatto. Di Delta, della Bonifica, e sopra Palazzo del Nobile Farsetti, voi l'avete citata, adesso c'è ancora, adesso molto straziata da un'ultima proprietà, però c'è. E lì sotto, se lei scende, benissimo, Palazzo Camora, che era la signora Mora. Se vedete sopra Camello e poi... su Camello e Cammellino e poi dovreste vedere canali, fiumi, sì, sì, non sono canali, erano veri e propri, insomma, sì, rami. Rami. Poi sotto ancora voi vedete Scoetta, prima ho visto Donzella, ecco la qua. Scoetta che era un altro canale navigabile che praticamente lì c'è la sacca di, adesso la diciamo la sacca di Scoltivare, una volta c'era il mare, e sotto ancora c'è Gnocca, se vedete c'era Palazzacci di Goro, Donzella Interrita e poi c'è Gnocca. Allora, su questo volevo... Io ho fatto una ricerca perché nelle carte più antiche che ho io, in verità il toponimo è qualcosa che sembra scritto Mara Gnocco. Poi, da un certo punto in poi, Mara sparisce e da Gnocco poi diventa Gnocca. E io volevo capire, siccome i nomi parlano, io una delle cose che sono molto appassionata sono i toponimi, noi abbiamo l'isola della Donzella, non so se vi è mai capitato, lo chiedo magari a Giulia, se avete trovato, perché secondo me quella era la Giulia Farsetti. Sì, è una gatta. Era la Giulia Farsetti. No, la Giulia Farsetti, io in un testo che non riesco più a ritrovare, diciamo, venne allontanato dalla famiglia Farsetti a Venezia perché è una linfone sostanzialmente. Io ho trovato un passo ma non riesco più a trovarlo nella biblioteca, prima o poi mi passerò. E quindi, comunque l'isola della Donzella, secondo me il nome Donzella era dedicato a lei perché comunque era un principe, era una principessa, ed è possibile perché è un toponimo così particolare che secondo me, e poi è proprio, cioè la loro villa era all'inizio di quel po' praticamente, e quindi dell'isola, quindi secondo me è logico questo. Quello che mi interessava era invece questo, la trasformazione, perché secondo me Gnocca è un'alterazione non originaria, ecco. Però non volevo, ero curiosa perché io ho trovato una vecchissima, ma non ho poi capito, e l'ho chiesto a tutti, ma chiaramente la roba del 1600 e chiaramente non ce n'è memoria. Perché bisognerebbe, non basta la cartografia, no, allora la cartografia basta, ci aiuta moltissimo dal 500 a parlare con Gianni, ma per andare indietro, a parte poche carte, no, beh, quella che ho trovato io, la prima era comunque, secondo me, adesso la dovrei, la vado a memoria, ma 1620 è Maragnocco, quindi... Luigi, quei segni rossi tipo croce che non è il segno dei cavalieri di morte, cos'è? Quei segni di rossi. Dobbiamo vedere il cartiglio.
Allora i cartigli erano straordinari in queste cartografie, perché il cartiglio ci permetteva di conoscere esattamente il contenuto della carta. Non potevano scrivere tutto sulla carta, lo scrivevano nel cartiglio. Allora vediamo cosa ci dice, eccolo qua. Tutti i rifiuti segnati croce sono gli usurpati dai veneziani dopo il taglio di Portofino. Perché era un ferrarese che l'ha scritto. Era un perito per il dimensore di Ferrara, che lui è incaricato di fare la cartografia per quello che era un pubblico. Nel 1749 si mettono a fianco lui e il perito per il veneziano e fanno una carta col confine. Si mettono d'accordo e finalmente fanno pace. E finiranno le battaglie tra di loro, ma ormai Venezia è all'ingoccio, lo Stato Pontificio anche, arriva Napoleone poco dopo. Però guardate la descrizione di tutto, ogni numero ha la sua descrizione, Casone, del nobile Donato, Casone di Antonio Brambozzo. Questa di che? La datazione di questa è? 1700, che è successo? Non è 1600. Dunque, siamo intorno al 1749 o 43? No, 1734. Sì, Giacomelli fa anche un'altra carta che qui non c'è, mi pare, o è questa, dove rappresenta anche quello che era nel 600 e rappresenta i forti distrutti, i forti abbruciati del 600, del 1632. Donzella e Bocchetta. E li rappresenta un secolo dopo. Dobbiamo andare avanti. Bene, e adesso io passo la parola di scusa. Giulia! Passo al sito. Il sito è disponibile online ed è in implementazione. Quando ci accorgiamo che c'è qualcosa da integrare, lo integriamo. Grazie alla disponibilità di chi l'ha predisposto tecnicamente, che è la MIPOL, un spin-off dell'Università di Padova, Andrea Micheletti, che adesso anche lui è dottore di ricerca dell'Università di Padova, e hanno impostato dal punto di vista tecnologico il sito. E si sono resi disponibili anche ad aggiornarlo nel tempo. Uno degli scopi anche del dottorato di ricerca di Giulia è quello di non per ultimo di aggiornare il sito, ma intanto di fare ricerca per l'aggiornamento. A te. Benissimo, buonasera. Allora, intanto vi presento un po' la struttura del sito e poi magari vediamo velocemente qualche esempio delle carte che sono state inserite nella sezione dedicata nello specifico appunto alle schede delle carte del Delta. Allora, diciamo che a partire dalle primissime sezioni del sito è possibile individuare un po' quelle che sono le caratteristiche fondamentali del Delta del Po e da qui via via navigare all'interno delle varie pagine più specifiche, il cui scopo è un po' proprio quello di ricostruire dal punto di vista dei principali momenti storici quelli che sono stati i momenti salienti, che diciamo sono un po' quelli che abbiamo visto precedentemente, quindi a partire dalle specifici naturalistiche, le caratteristiche insomma che distinguono questa zona, concentrando poi l'attenzione invece sul ruolo dei veneziani e quindi oltre all'introduzione appunto spostandosi un po' sul menu che trovate qui sulla destra si può un po' seguire tutto questo discorso, quindi da una prima pagina che ci presenta il Delta del Po, quindi che come abbiamo detto prima offre tutta questa cartografia su cui si è così tanto concentrata l'attenzione, ci permette via via di evidenziare alcuni aspetti seguendo proprio i vari progetti, quindi qui siamo agli inizi, siamo in questo momento importante di progettazione del taglio di Portofino di cui abbiamo parlato e quindi la cartografia accompagnata dal testo ci permette di seguire queste trasformazioni e via via quelli che poi sono stati i momenti salienti dalle suddivisioni, dall'organizzazione del territorio prima del taglio di Portofino e poi la situazione successiva. Quindi come vedete queste due sezioni relative al Delta antico fino al 500 e poi la pagina dopo permettono proprio di concentrare l'attenzione su questo momento così importante, quale è stato il taglio di Portofino. Quindi da una sintetica spiegazione di come era la situazione ancora nell'antichità
e via via alle trasformazioni successive. Quindi anche attraverso queste rappresentazioni, queste rielaborazioni grafiche, ad esempio, è possibile vedere proprio la trasformazione cui va incontro il territorio. Quindi qui abbiamo il delta nel 400, nel XV secolo, e vediamo come tutta la zona grigia all'epoca non esistesse. Quindi progressivamente, con il progetto appunto del taglio di Porto Viro, che appunto qua vediamo ben segnalato, l'area comincia a cambiare, cominciano ad emergere queste prime sporgenze proprio nel momento in cui si realizza il taglio, e via via si formano queste nuove terre, che sono quelle su cui abbiamo appunto concentrato le ricerche. Il sito è bilingue, come vedete, sì. È parzialmente bilingue. Abbiamo messo in sintesi il contenuto del racconto più esteso, diciamo. Sì, 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 ci sono tutte sezioni tradotte sia in questa parte sia poi nelle schede che permettono comunque di comprendere il territorio e le informazioni principali. Ecco, qui arriviamo appunto alla mappa che avevamo nominato prima, in cui appunto si trova questa iscrizione nella parte inferiore, che si trova appunto nel castello di Ferrara, in cui si parla appunto di siti usurpati. L'abbiamo visto anche nella mappa di cui abbiamo appena letto la didascalia. Sono proprio due diverse visioni, insomma, di questa trasformazione del territorio. E quindi poi, passando per le pagine successive, vedete come si possano seguire i vari passaggi, dall'arrivo dei patrizi veneziani alla politica territoriale della Serenissima, quindi come quest'area via via venga organizzata, e anche in questo caso abbiamo il supporto della cartografia. Vediamo ad esempio in questa zona che rappresenta proprio le terre emerse, dobbiamo immaginarla poi ruotata per avere l'orientamento, insomma, col nord in alto, che ci mostra come i veneziani si siano suddivisi queste terre attraverso un'asta. Sono le nuove terre emerse, a ogni appezzamento, ad ogni area viene associata una lettera e si svolge poi un'asta. E tra l'altro all'interno del sito si può proprio leggere questo stralcio del sorteggio del 1659, dove si vede proprio come siano state descritte le aree, la lettera a cui appunto di volta in volta erano associate, e poi chi partecipa e chi si aggiudica i vari terreni. Quindi è proprio un arrivare in terreni che sono nuovi, in questo caso si sono appena formati, e distribuirseli e via via cercare di utilizzarli e sfruttarli nella maniera, insomma, più corretta, più a favore, insomma, dei veneziani che qui si stabilivano. Ma appunto poi la sezione che presenta le schede è questa appunto delle Cade del Delta. Vedete, ci sono i 5 comuni di cui abbiamo detto e le Ca' perdute, quindi questa sezione a parte su quelle Ca' che non esistono più, ma che appunto conosciamo in qualche modo attraverso le descrizioni, attraverso la cartografia o anche foto storiche. E quindi vediamo un po' questa sezione. Ad esempio, prendendo il comune di Taglio di Po, qui potete vedere le proprietà che sono state censite, e partiamo ad esempio da Cazen, che è anche una delle più famose, delle più belle dal punto di vista architettonico. E all'interno delle schede, quindi, oltre a un'immagine di apertura che ci permette di capire un po' sempre quali sono le caratteristiche principali dal punto di vista architettonico, si può trovare un elemento molto importante, che è la mappa. C'era già anche una mappa generale nella home del sito, che permette di avere un quadro completo di quante e quali fossero le proprietà e dove si trovassero. Qui, di volta in volta, è possibile individuarle e poi eventualmente andare a raccogliere le primissime informazioni, ad esempio come raggiungere questa CA qualora si volesse pianificare una visita, l'eventuale esistenza di un sito web che permetta di avere un approfondimento diretto e specifico per quella proprietà, e poi altre informazioni molto, molto rapide. Segue poi la descrizione architettonica, in alcuni casi più o meno sintetica, che ci permette un po' di avere queste indicazioni. Quindi, vista l'immagine, appunto ci troviamo di fronte a questa grande struttura molto sviluppata in senso orizzontale, con un corpo centrale che si articola su tre piani, con un elemento ulteriore probabilmente aggiunto nella parte centrale, e poi queste due ali laterali, che anch'esse sono probabilmente il risultato di una serie di rimaneggiamenti successivi. Infatti
sono asimmetriche, presentano delle caratteristiche leggermente diverse l'una dall'altra. E poi ci sono i vari annessi rustici, c'è un oratorio, ci sono degli altri elementi, come ad esempio in questo caso anche delle sculture che vengono probabilmente realizzate sul finire del Settecento. Oltre a questo ci sono poi i ceni storici, quindi qui si trova il risultato di tutta la fase di ricerca che è stata svolta su tutte le proprietà che sono censite, quindi è possibile ampliare il campo di lettura e qui si trovano tutte le indicazioni relative ai vari passaggi di proprietà e come questi si sono svolti, quando appunto è possibile capire eventuali legami di parentela, eventuali vendite, eventuali appunto modalità che ci permettono di capire come la proprietà sia arrivata fino ai giorni nostri. Quindi appunto nel caso di Kazen è un processo molto articolato, quindi è possibile ipotizzare appunto che esistesse già nel 500 un primo edificio che viene poi largamente rimaneggiato, la prima proprietà sia stata di Malipiero, li abbiamo nominati anche prima, la proprietà passa poi a un altro casato, quello dei Moro da San Girolamo, e infine agli Zen. E qui c'è tutto un procedimento che porta a modificare l'edificio in quanto tale. E poi ancora abbiamo tutta una serie di informazioni relative ai passaggi di proprietà più recenti, quindi in seguito alla caduta di Venezia. Certe volte siamo arrivati anche ai primi del Novecento, certe volte li abbiamo fermati prima, quando non sembrava significativo. E spesso ci sono poi le curiosità, Kazen poi ne offre moltissime, quindi è possibile sapere insomma se sono tra alcuni esponenti della famiglia, sono successi degli eventi particolari, nel caso di Kazen appunto sono tantissime, abbiamo ad esempio in questo caso parlavamo degli eventi recenti e la figura di Alessandro Witchley, che è uno dei proprietari, è già famosa di per sé, ma poi si collega anche ad un evento relativo ad uno dei suoi matrimoni. Infatti si sposa per la terza volta con una giovane contessa, appunto Teresa Gamba Ghiselli, che poi a sua volta intratterrà una relazione amorosa con Lord Byron e quindi si crea tutta una storia che probabilmente vede anche lo stesso Lord Byron ospite a Kazen, dove scrive le sue stanze stipò, quindi uno dei suoi componimenti, e poi molte altre proprietà. Non manca una sezione relativa invece alle foto, la cartografia, che permette quindi da un lato di vedere come si presenta l'edificio in oggetto, in esame, ma poi anche di studiare le sue trasformazioni attraverso appunto l'evoluzione storica, quindi laddove possiamo avere informazioni molto antiche, questa è la mappa dei Grisenti del 1587, oppure poi vedere come appunto ci sia una continuità. Qui troviamo appunto il dettaglio ancora una volta del cartiglio che fa riferimento proprio al casone del nobile Zeno, e poi attraverso i catasti più recenti, questo è il catasto napoleonico, quindi viene realizzato dopo la caduta di Venezia, nel periodo napoleonico, si tratta di un censimento di tutto il territorio che viene gestito appunto in questa fase, in seguito alla caduta di Venezia da Napoleone, e in questo caso si fa un censimento di tutte le proprietà che vengono anche rappresentate, quindi qui vediamo come la struttura fosse ben diversa da quella che vediamo oggi, abbiamo detto così sviluppata in senso orizzontale, in cui ci sono una serie di edifici destinati poi ad ampliamenti e rimaneggiamenti. Quindi la cartografia, e qui vediamo appunto come nel catasto austriaco la forma dell'edificio sia già cambiata. Quindi la cartografia è appunto uno strumento utile anche per una lettura dell'evoluzione degli edifici stessi. Scusi Giulia, ho guardato attentamente tutto il sito. Per esempio le cartografie in questo caso sono messe alla fine della gallery. Sì. Quindi non è così per tutto, cioè non avete dedicato una sezione specifica? No, c'è una sezione con tutte le immagini, quindi in questo caso prima vediamo delle fotografie storiche, la quattro. Non è un libro per cui abbiamo ritenuto di dare un saggio dell'importanza del materiale cartografico per, ma non mettere tutto, non è possibile. Non dico tutto, semplicemente che la gallery in termini di web si intende la gallery di foto, non la cartografia. No, noi abbiamo messo la foto. Un'altra cosa che ho notato, il sito oggi normalmente si guarda molto dagli smartphone,
il sito è molto rigido dallo smartphone, nel senso che per esempio le cartografie, le foto sono fisse, quindi io non si riescono a leggere le cartografie dallo smartphone perché sono molto piccole e se si clicca non si riesce a ingrandire. Non so se lo smartphone dovrebbe adattarsi. Io ho uno smartphone, cioè io ho uno smartphone abbastanza e lo sto provando. Io lo ingrandisco, dipenderà dal tipo della tipologia, no? No. Nelle mappe che abbiamo visto nelle singole mappe del... sì, nelle mappe allora, la mappa, quella che avete dato dove si trovano le case si apre e quindi è una mappa interattiva, nel senso che io posso fare il più e il meno con lo zoom. Invece quelle che sono le mappe delle cartografie antiche sono inserite come foto, ma anche come non sono ampliabili, quindi non sono leggibili da uno smartphone. Verificheremo. Qui non abbiamo pensato. Io vorrei sentire la signora. Scusate. Io siccome si parla del sito, sì, però non è un dialogo continuo. Ho capito, ma voi quanti però di voi hanno guardato in attenzione? Vediamo qualche altro esempio, vi mostro qualche altro esempio. Ad esempio ci spostiamo nella zona di Porto Tolle e qui possiamo vedere alcuni esempi di queste proprietà che rispetto ad esempio alla KZN di cui abbiamo appena parlato, che comunque è una struttura molto grande nelle dimensioni ma anche nelle finiture architettoniche, presentano delle soluzioni un po' più semplici, ma dobbiamo pensare appunto che queste erano delle case in muratura in un'area in cui la gran parte delle costruzioni erano in canna o in legno, quindi molto deperibili, e era un'area spesso soggetta ad alluvioni e quindi queste case, queste costruzioni più semplici venivano ricostruite costantemente. Queste case invece in muratura erano molto più resistenti ed erano proprio il simbolo attraverso cui comunque la famiglia era in grado di affermare la propria presenza nel territorio. Quindi anche se qui appunto vediamo che le soluzioni architettoniche sono un po' meno ricercate, sono comunque importanti perché sono la rappresentazione che la famiglia riusciva a dare di sé nel territorio. Quindi anche qui ci troviamo di fronte a delle casate veneziane importanti, Garzoni, Mora, il Soranzo, che appunto si stabilivano nel territorio e via via lo controllavano. Quindi prendiamo anche un esempio di questi più semplici e vediamo come anche in questo caso le schede ci permettano di seguire gli elementi che abbiamo messo in evidenza prima, quindi dove si trovano queste proprietà, e qui poi vedremo come ad esempio proprio in questa zona si concentrino molte famiglie, e questo vada poi ad essere ancora una volta collegato ai cenni storici, quindi anche in questo caso possiamo seguire le vicende che hanno caratterizzato appunto questi luoghi e come qui ad esempio la prima famiglia a insediarsi siano i Garzoni, che sono presenti, sono documentati nel 1697. Qui ci troviamo appunto in una di quelle zone di cui parlavamo prima, di queste terre nuove che via via vengono distribuite ai veneziani e quindi attraverso le rappresentazioni della cartografia riusciamo a individuarle, a seguire la loro evoluzione e oggi in alcuni casi anche a constatare la situazione difficile in cui si trovano. Non mancano esempi di case così importanti che oggi appunto sempre erano facili da raggiungere. Quindi ad esempio in questo luogo viene ospitato per quasi 4 anni nelle sue trasferte Alvise Zorzi, provveditore al taglio di Po, quindi colui che in qualche modo controllava, sovrintendeva a questo taglio di Po, a questa trasformazione che stava andando in fronte al territorio. E quindi abbiamo una serie anche qui di rappresentazioni tratte dalla cartografia, ma poi abbiamo anche, questo appunto è uno dei documenti che ci mostrava prima Luigi, abbiamo l'oratorio nello stato attuale, quindi delle foto che ci mostrano lo stato di abbandono dell'edificio, ma anche accanto si trovava questo grande edificio. E ancora
Un'altra foto ci mostra com'era questo il fronte principale, diciamo, la facciata principale di questo edificio, con il balcone, anche in questo caso un salone passante, quindi tutti questi elementi. E qui purtroppo la foto è rovinata, una foto probabilmente di inizio Novecento, ma vediamo ancora una struttura, questa qui più sulla destra, con degli archi, una serie di altri edifici qui più o meno dove c'è l'oratorio, ma anche sulla sinistra c'è un'altra costruzione, c'è un muro di cinta che circonda l'edificio, quindi ci rendiamo conto che effettivamente si trattava di una struttura articolata che non molto tempo fa esisteva e ancora si conservava. E quindi sempre attraverso la cartografia possiamo seguire un po' l'evoluzione e come questo si presentava un tempo e ciò che oggi non esiste più. Appunto, vi mostro velocemente anche la sezione relativa alle case perdute. Si tratta appunto di una pagina in cui si trovano alcuni esempi di queste proprietà, e alcune appunto non esistono più. Scusi, Cartellera non esiste più? No. Allora, quella storica non esiste più. Esattamente, però questa esiste. Questa è successiva, ottocentesca. Gasparetto. Quindi appunto c'è la riferimento al fatto che quell'antica non c'è. Ma il ristorante è di là, ci siamo consultati delle gestione, è a casa dei titolari e nel granaio fanno delle importanti mostre. Sì. Ecco, sì, quindi sì. Appunto qui abbiamo... Non perché ci ho esposto io, ma è venuto Nino Migliore, sono venuti degli artisti importantissimi a livello... Sì, è vero. Sono legate al Delta, per scelta del proprietario vuole... Adesso c'è un artista di Lecco, tutte opere, fotografie, dipinti, stampe, devono avere a che fare col territorio del Delta. Ecco, quindi questo appunto è un esempio. C'è la mostra, sì. Una c'è già adesso, va sul sito Capornera, ogni mese c'è una mostra nuova. Lì ce ne sono tre attualmente, scusa Giulia. Lì di quelle, come Cacornera, lì ce ne sono state fatte tre, però quella vera, storica, come ha detto Gasparetto Giampaolo, è stata distrutta. Ho cercato disperatamente una signora che ci ha vissuto, ma sono ancora riuscito a parlarci e avere una foto della vera Cacornera. E c'è la chiesetta comunque lì di fianco nella Cacornera. Quando facevano le vendite all'asta, nella convenzione, nel contratto che faceva poi la Repubblica con i patrizi veneziani che compravano, c'era l'obbligo di costruire un oratorio che sarebbe stato anche ad uso della popolazione, di costruire un forno, di costruire la fornace per i mattoni e le tegole che servivano, di costruire, di fare negozi anche. C'era un obbligo proprio di espansione della proprietà con tutto quello che poteva servire alla popolazione, ai contadini, a chi ci doveva vivere. Quindi qui abbiamo questa sezione, poi un ultimo aspetto che abbiamo appunto menzionato prima è quello che riguarda quello che succede dopo la caduta di Venezia, quindi c'è questa pagina che si intitola appunto Il ritiro di Venezia e che fa riferimento a queste famiglie che subentrano alle famiglie veneziane e acquistano dei territori veramente vasti, territori di grandi dimensioni e fra questi alcune famiglie erano di fede ebraica. E anche in questo caso si stabiliscono nel territorio realizzando o ricostruendo, insediandosi in capre esistenti, in alcuni casi costruendo l'ex novo, e ancora quindi abbiamo testimonianza, ad esempio qui vediamo Capa Padopoli a Taglio di Po, una struttura che un po' ricalca quelle che abbiamo visto prima, seppure con dimensioni imponenti, quindi un corpo centrale, due barchesse gemelle ai lati, i Camerini, quindi anche qui Palazzo Camerini è un altro edificio di dimensioni veramente grandi, veramente imponenti a Porto Tolle e ci mostra anche qui questo sviluppo, un corpo centrale delle barchesse, ma lì abbiamo un'aia enorme, abbiamo una serie di rustici, si tratta di una struttura veramente grande con cui la famiglia amministrava questo territorio. L'imprenditoria cresce molto con gli ebrei, con loro che sviluppano grandi aziende agricole che i veneziani avevano trascurato negli ultimi tempi.
con le nuove società Camerini, Papadopoli, che erano delle grandi aziende, modernissime per quei tempi, sono tra quelli che osano di più. E infine la terza famiglia, appunto, è quella dei Sullam, e anche in questo caso, sempre a taglio di po', abbiamo una delle loro proprietà. Quindi diciamo, in questo modo si è cercato un po' di presentare quelle che sono le case esistenti, di ricostruire la loro storia, di studiare la loro evoluzione, le loro trasformazioni, appunto quando la cartografia ad esempio ci permetteva di seguire questi passaggi, l'abbiamo visto in Kazen, ma gli esempi sono veramente molti, di recuperare quello che è andato perduto dai rustici, ma anche queste ca stesse. Quindi abbiamo questa sezione dedicata alle ca non più esistenti, ma che comunque erano di famiglie veneziane, e poi tutte queste trasformazioni successive. Quindi per le ca di origine veneziana, chi sono le famiglie che subentrano una volta caduta Venezia, per le ca invece che via via vengono realizzate da nuovi proprietari, questa sezione che insomma ci testimonia come caduta Venezia il territorio via via si riorganizzi e accolga un altro modo, un'altra gestione di queste zone. Il progetto poi ha permesso anche di sfatare alcune cose sbagliate, alcuni errori storici nella tradizione bibliografica, alcune attribuzioni sbagliate, per esempio la ca Tiepolo di Rosolina non è mai stata Tiepolo secondo le nostre ricerche, era nata per volontà di Chiogiotti, Vianelli, mentre la ca Zanchi di Loreo Tornova era bergamasca, perché i Zanchi erano bergamaschi, poi si imparentano più Vianelli, poi più Inorchio, Chiogiotti, anche questi. Era una nobiltà rampante, ricca e potente. Inorchio e Vianelli erano potenti, ricchissimi, possedevano gran parte delle valli del nord di Rosolina, ma anche a Loreo possedevano bene. E quindi la ricerca ci ha permesso, ma solo con la ricerca si può fare, più libri non lo trovi, bisogna guardare i documenti, ci ha permesso di scoprire cose che ignoravamo, appunto, come quella, per esempio, metti solo quella, poi chiudiamo, taglio Loreo, Casanchi, Casanchi dove è questa qui, che è ancora esistente, è anche abbastanza ben tenuta, vivibile da fuori, e fino a qualche anno fa usato come azienda agricola, facevano anche delle feste per i contadini eccetera, e dove sull'esterno della facciata c'erano due stemmi di cui non si capiva bene, due effigi, queste qua, con un'attenta ricerca anche di confronto con le immagini e con alcune riminiscenze che avevamo, abbiamo individuato queste due figure di condottieri, erano dei condottieri, uno era Colleoni, Bartolomeo Colleoni, leggendo attentamente intorno alle file c'era scritta Bartolomeo Colleoni in latino naturalmente, e l'altro invece era lo Sforza, mi pare, e quindi uno bergamasco e l'altro milanese. Perché? Perché questi due medaglioni che abbiamo identificato in questi personaggi? Perché quello che fa costruire il palazzo come lo vediamo oggi probabilmente era Bon Zanchi, si chiamava Bono, che era un capitano incaricato della tenuta probabilmente della Tornova, quindi di questa piccola fortificazione un'avamposta importante, però, perché proprio al confine della comunità di Loreo, no, in alto, però non sappiamo, perché abbiamo trovato, come si può dire, il contratto con cui lui ha in paga del suo ruolo di capitano quella casa. E non sappiamo se era capitano di Tornovo o capitano di Loreo proprio, che è possibile anche, comunque era un militare. Allora, per mettere sotto l'egida come santi protettori due grandi condottieri, lui era un capitano, e probabilmente ha scelto di mettere questi due personaggi, uno bergamasco come lui, perché già anche era bergamasco. Dopo la proprietà passa ai Vianelli, dai Vianelli passa ai Nordio, ed è stata una ricerca interessante anche quella. Purtroppo non si può vedere dentro l'oggi. Ecco, una delle lacune del nostro sito è che molte case non abbiamo potuto visitare all'interno, fare foto.
sono chiuse, chiuse da tempo, alcune sono come Capasta. Capasta che è importante non perché ci sia la casa, non c'è più, c'è la chiesa e basta, giusto? No, c'è anche la casa. C'è la casa, scusate, adesso stavo pensando ad altro. Capasta che è stata resa famosa non dalla presenza della casa, ma dal fatto che ci hanno girato 3 film, Antonio. Sì, ma soprattutto Alice è nata, la famosa Antonietta Bellan Avanza, la famosa pilota. La prima pilota, pilota che ha fatto la Mille Miglia, esatto. Che ha fatto la Mille Miglia e che la zia, mi pare, di Rossellini. Sì, sì, la zia di Rossellini, esatto, di Roberto Rossellini. Questa qua. Dottore, posso fare una domanda? Prego. Una curiosità, a proposito di quella famosa frase tre onde in mare, sì. Voi che avete potuto vedere anche atti notarili di compravendita oppure gli atti della messa all'asta della Serenissima delle terre di bonifica, li avete trovati questa dicitura? La dicitura, sì. La dicitura. E nelle mappe catastali, queste mitiche famigerate tre onde disegnate, siete riusciti per caso? No, perché nelle mappe no. Mappe è usato nelle documenti. È solo scritto. Perché è convenzionale. È un modo di dire. Antonio mi pare che avesse approfondito anche. Perché non sono riuscita a trovare... Sì, indicava il fatto perché erano terreni chiamati allora alluvioni. Alluvioni nuove, alluvioni nuovissime. Sì, era l'acqua perché... Perché c'erano terreni che poi c'era acqua che dopo diventava terreno. Che diventa terra e che era un bel affare perché tutto sommato il delta aumenta ogni volta e quindi... Esatto, è la stessa espressione negli atti notarili che si compra a corpo e non a misura un po', cioè una formula... Bene, credo che dobbiamo finire perché... Ve le hanno date anche magari i proprietari delle ville, le avete trovate nell'archivio? Allora, un gruppo di foto di Gnan. Con Gnan, sì, di Parchi Adri. Gnan e quelli in bianco e nero. Sì, sì, no, spesso i proprietari ne sanno molto meno di noi. Sì. Spesso. Aspetta, non è possibile fare una visita guidata, ma tanto queste ville. A Capisani, per esempio, c'è una villa bellissima. Solo che non... Quale Capisani? Io l'ho sempre vista chiusa. Scusi, signora. No, c'è nel sito Capisani, c'è nel sito Capisani. No, c'è nel sito Capisani. Capisani è nel Porto Viro. Porto Viro, sì. Porto Viro c'è Capisani. È una imponente. Allora, l'idea è dell'espansione quella è dei circuiti virtuosi. Per il ciclismo, per i ciclisti, ma anche per chi va in bar. Io questa mi piacerebbe, passo sempre, perché io abito a Porto Viro e quindi passo sempre davanti, mi piacerebbe moltissimo. E questa è fine, non la mai chiusa, sempre vista chiusa. E non è facile, quindi ho problemi di sicurezza, problemi del proprietario che non vuole. Pensa di Padova, proprietario. E sono di Padova. L'idea è comunque di espandere il sito anche con delle itinerari. Itinerari cicloturistici a cavallo in barca. Un bosco? Solo così. Perché è un sito culturale turistico che potete. Se dice il turista tocca e fuggi e vuole soltanto sapere dove si trova, cosa c'era attorno, altro, guarda soltanto le scritte principali, le nozioni principali. Se vuole approfondire, quindi, a casa, tranquillo, va anche di approfondimento. L'idea è quella. In futuro si potrà pensare anche a un'app che permetta a chi proprio sul posto di individuare immediatamente dove si trova, cosa c'era attorno, come in una sorta di macchina del tempo, cosa c'era attorno. Però questa è un'app apposta e questo è un sito invece. Un sito statico. Statico, ma che si può elaborare. In sviluppo. Una serie di zanzare che stanno grazie.